Disagi limitati per i residenti di Via Lanza, dove è stato collocato il tubo da 250 centimetri per allacciare il collegamento del gas metano per le diramazioni delle vie Loiacono, Giorgino e strade limitrofe e poter usufruire del gas di città nelle proprie abitazioni. La ditta aggiudicataria dei lavori, la Base SRL, impresa esecutrice del consorzio Coscop, ha infatti rispettato i tempi di esecuzione. L'arteria che collega con via Filippo Buttitta, che conduce allo svincolo autostradale, è stata riaperta al traffico. Gli automobilisti in transito per quasi un mese hanno dovuto svoltare da via Gaggini oppure da via Angiò per raggiungere l'autostrada A19. Gli interventi nella zona, come assicura il direttore dei lavori, geometra Antonino Aiello, sono abbastanza complessi e dureranno ancora fino al mese di settembre. Ha preso il via con un saggio di danza a cura dell'associazione sportiva SD Dance Art, il programma di eventi che vede la corte di Villa Aragona Coutò protagonista di diversi appuntamenti. Questo è il cartellone delle manifestazioni organizzate mediante l'assessorato allo spettacolo guidato da Giusichiello. 30 giugno, 1 luglio, saggio di danza a cura dell'associazione sportiva SD Flash Mob. Il 2 luglio, concerto del Goethe Show. Il 4 luglio, spettacolo teatrale L'aria del continente a cura di Uni3. 14, 15 e 16 luglio, saggio di danza a cura dell'associazione sportiva SD World Dance. 17 e 18 luglio, Coutò Dance Show a cura dell'associazione sportiva SD International Paladanza. Il 21 e 22 luglio concerto Note di legalità a cura dell'Associazione Culturale e Musicale Pietro Mascagni. Il 24 agosto concerto del Paca e Pot Feat Crea a cura del duo Paca e Pot. Il 2 settembre spettacolo Arte e Cultura Siciliana a cura dell'Associazione Culturale Colori Siciliani. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile, coerentemente alle disposizioni dettate dalla legge regionale numero 2 del 2023, ha avviato le procedure per la concessione di contributi a favore delle imprese e privati per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi verificatosi nel territorio della regione siciliana nei mesi di ottobre e novembre 2021. Il termine entro il quale presentare le domande scade il 5 luglio prossimo. Le disposizioni dettagliate in merito ai criteri, i termini e le modalità per la determinazione e la concessione dei contributi si possono reperire sul sito della regione siciliana. Con il cedolino di luglio arriveranno per molti pensionati anche gli aumenti. Per chi ancora non l'ha ricevuto, dovrebbe scattare l'aumento del 6,4% previsto per gli over 75 che percepiscono la pensione minima. Gli assegni previdenziali dovrebbero salire quindi in questo caso a 599,82 euro al mese. Per chi ha meno di 75 anni, l'incremento sarà solo dell'1,5%, raggiungendo l'importo di 572,74 euro al mese. I pagamenti delle pensioni del mese di luglio, sia per chi riceve l'accredito presso il proprio istituto bancario, sia per coloro che ritirano gli importi direttamente presso gli uffici postali, partiranno lunedì 3 luglio, primo giorno bancabile del mese, dato che l'1 e il 2 cadono di sabato e di domenica. I pensionati che vanno in posta potranno invece ritirare la pensione in ordine alfabetico. È iniziato a Santa Flavia il servizio domenicale di raccolta rifiuti delle attività commerciali che verrà effettuato fino a fine stagione estiva. Il provvedimento permette alle attività commerciali di conferire plastiche, vetro e alluminio. È un servizio che tende ad agevolare le tante attività commerciali estive che in questo periodo vedono crescere la loro mole di lavoro e conseguentemente anche i rifiuti. Termineranno entro l'anno i lavori di restauro dello scalone del Castello Giardina. Ad assicurarlo l'assessore ai lavori pubblici di Ficarazzi, Biagio Severino, il quale fa sapere che entro questa settimana avrà un nuovo incontro con l'impresa che sta eseguendo i lavori di consolidamento e di restauro conservativo per sapere i tempi precisi di consegna. I ritardi lamentati da più parti sono emersi a seguito degli interventi per la lavorazione aggiuntiva che si sono rese necessarie. L'aumento delle lavorazioni e la loro particolare complessità, i fenomeni inflattivi che stanno producendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici nazionali ed estere e le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime hanno infatti reso difficile il regolare svolgimento dei lavori nei cantieri. La ditta aggiudicataria dei lavori, Elcal SRL, ha infatti richiesto una proroga della consegna dei lavori.